Ciao a tutte ragazze e ragazzi, bentornati e benvenuti sul mio canale. Allora, voglio fare questo video molto veloce per farvi vedere un acquisto che ho fatto, che ho già postato su Instagram, quindi in realtà vedrete prima la foto del video, ed è questa qui. È la valigia che mi servirà per l'ospedale per il parto, perché ne avevamo una più piccolina di questa in tessuto però non rigida e la stavo preparando con le cose dell'ospedale e mi sono accorta che è rotta. Quindi ho aspettato qualche giorno, tempo di organizzarci, insomma, come ho avuto modo oggi di uscire, siamo andati al Globo e abbiamo preso questa. Io rigida non l'ho mai avuta. Quindi sono felicissima dell'acquisto. Adesso con questa luce, perché sono le boh, 7:30 più o meno, 7:30 di sera, con questa luce non si vede. Comunque è tipo color champagne perlato, rigida. Con, vabbè, qua c'è la chiusura quella di sicurezza. Le ruote, quelle pivotanti, vabbè, comunque che girano a 360 gradi. E poi la cosa bella è che all'interno, vedo se riesco, fate caso al grembiule, ma ho appena finito di impastare le ciambelle. La faccio vedere, aperta. Eccola qua, praticamente ha, vabbè, il classico scomparto. E poi qua dietro, io non avevo mai avuto una valigia con questa particolarità, ha un doppio fondo, che è utilissimo magari per chi ci vuole mettere le scarpe oppure magari l'intimo, i documenti, non lo so. Ecco qua. Poi ovviamente ognuno la riempie come meglio crede, insomma. Questa, scusate, l'ho pagata scontata al 50%, 35 euro, ed è la misura media. Poi siamo passati da acqua e sapone a prendere alcune cosine sempre per l'ospedale. Allora, vabbè, questo non c'entra niente in realtà, l'ho preso perché ho alcune cose bianche da smacchiare e non l'ho mai provato. Questo qua della spuma di champagne OxyActive, dice additivo smacchiatore gel con ossigeno attivo, sostituisce la candeggina, delicato sui tessuti, bianco puro, attivo già a 20 gradi. Quindi voglio provarlo. Poi, tornando all'ospedale, ho preso un pacco di pannolini per la piccolina. Abbiamo preso questi qua, i Pampers Progressi, la misura 1. C'era anche la misura 0, che io presi, mi ricordo, quando nacquero le gemelline, però sapevo che sarebbero state piccine. Gli andava grande anche quello. Però stavolta penso che il numero 1 per cominciare vada bene, al limite faccio il risvoltino, la piedina. Ho preso un pacco di questi e un pacco di Huggies, sempre misura 1, sempre dai 2 ai 5 kg, ma c'è una differenza di prezzo abissale, cioè il doppio. Questi qua li ho pagati, sono 28 pannolini, ecco qua. Pagati 4,50 euro. Questi sono sempre 28 pannolini, pagati 9,90 euro. Però per i primissimi giorni ho voluto prenderle queste. Poi ho preso questo da Eurospin, perché sono passata prima di Eurospin e poi da Acquesapone. Ho preso le garzine per l'ombelico, eccole qua. Poi dov'è? Ho preso la retina, sempre per l'ombelico, per il cordone ombelicale. E poi ho preso questa, vabbè, non mi servirà proprio subito, comunque è la spugnetta, la prima spugna, proprio la spugna naturale. Ah, pensavo fosse essiccata nella busta. Eccola qui, questa vabbè, penso che lo saprete tutti. Adesso è dura, poi come si mette in acqua si allarga e diventa morbida. Ecco qua. E poi
che altro avevo? Ah, questi. Dov'è? Il sapone l'ho pagato questo qui 2 euro. Mentre la spugna, questa qua 3,95. I pannolini ve l'ho detto. E questi, questa qui, la rete, sono 4 pezzi in misure diverse. Questa qui, dottor Marcus, 2,50 euro. Poi, sempre da Eurospin, questa è una piccola parentesi, ho preso questa agendina a 1,99 euro o 2,99 euro, non ricordo, comunque sui 3-4 euro, no, mi pare 2,99 euro, questa qui con l'elastico, effetto tipo legno, sì, effetto legno, ed è quella con le pagine a righe, perché era meglio quella con la pagina puntinata, comunque va bene anche questa, perché quest'anno per il 2020 invece di acquistare l'agenda classica, quella già fatta, vorrei farmi il bullet journal. Non so se sarò in grado, non so se ne avrò il tempo, al limite la utilizzo per qualcos'altro se non ce la faccio, però vorrei fare questo progetto, insomma, questo progetto in mente, vediamo. Sempre se le bambine me ne danno il tempo. Poi una cosa che voglio farvi vedere, già che vi ho fatto vedere i pannolini, sono questi, che non ricordo se vi avevo fatti vedere in un altro svuota la spesa, e sono gli slip assorbenti, praticamente i tenaledi, che utilizzo per il dopo parto, perché quando sono nate le gemelline avevo provato la classica mutanda a rete con l'assorbentone che ti chiedono in ospedale, ma croce nera, assolutamente no. Mi sono comprata questi e mi ci sono trovata divinamente, quindi stavolta sono andata direttamente con questi. E poi volevo anche dirvi che mi piacerebbe fare un video su praticamente la preparazione della valigia e del beauty per l'ospedale, per il parto. Magari fatemi sapere anche con un commento qui sotto se vi fa piacere, se vi può interessare, se c'è magari qualche mamma o quasi neomamma che mi segue, a cui magari può interessare, perché io ricordo che quando aspettavo le gemelline era una tipologia di video che guardavo volentieri, anche se poi bisogna seguire quello, diciamo, la lista che vi dà l'ospedale dove avete scelto di partorire, però magari non tutti gli ospedali danno una lista, oppure comunque le mamme magari mettono qualcosa in più per conto loro, quindi niente, volevo fare questo video, vediamo se riesco in questi giorni, anche perché la valigia la preparo tra stasera e domani, quindi vediamo se ci riesco. Adesso vi saluto, vado di là a preparare la cena per le bimbe, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!